Ciao ragazzi, eccoci come sempre il giorno dopo a fare le pagelle di quella che è stata la partita della Juve disputata ieri sera contro la Dinamo di Kiev. Allora, siete contenti? Io sinceramente sì, abbastanza del risultato, abbastanza del fatto che avevamo già passato il turno, ora vedremo se riusciremo a prendere il primo posto vincendo facendo 3 gol al Barcellona, 3-0, 3-1 al Camp Nou. È molto complicata, ma incrociamo le dita, un piccolo obiettivo, un piccolo sogno da cullarci per l'8 di dicembre. Prima di tutto vi invito a passare qui sotto in descrizione e scaricare OneFootball se non l'avete ancora fatto, se non avete ancora OneFootball sul vostro telefono. Questo è il momento giusto per installarlo, completamente gratuito, per rimanere aggiornati su tutte le notizie. Abbiamo il derby di Torino, abbiamo poi il Barcellona, abbiamo poi il Genoa, tantissime cose e ci avviciniamo al mercato. Quindi OneFootball per tutte le notizie. Ieri sera, nel post partita, mi avete detto tante cose. Mi avete detto tante cose, è andato anche molto bene, vi ringrazio, vi invito a far andare molto bene anche questo video con un like e un commento qui sotto. Mi avete detto tante cose, tra cui tagliati i capelli, e quindi io stamattina appena sveglio cosa ho fatto? Ho chiamato il barbiere e ho prenotato, domani vado al barbiere, mi taglio i capelli e seguo il vostro consiglio. Mi avete anche detto tante cose però, ragazzi, che sono completamente distanti dal mio pensiero. Qualcuno mi ha detto, ecco, tu che hai sempre criticato Chiesa, ora vedi cosa è in grado di fare. Io non penso di essere mai stato un opinionista, content creator, una persona che è andata contro Chiesa. Mantengo sempre la mia stessa filosofia. Se un giocatore gioca bene una determinata partita, lo esalto. Se gioca male una determinata partita, non posso dire, vabbè, ha giocato bene. Per dire un esempio, Ramsey ha giocato bene ieri sera? No. E quindi quando andremo a fare la pagella, diremo che ha giocato male. Non è che io per questo sto criticando Ramsey, sono contro Ramsey, odio Ramsey. Assolutamente no, anzi, è un ragazzo caro che ho conosciuto in più occasioni l'anno scorso e tutte le volte si è fatto trovare molto disponibile per foto, per video, per autografi, quindi direi che non ho niente contro Ramsey, ma è indubbio che ieri sera abbia giocato male, quindi non ho mai avuto niente contro Chiesa, come non ho niente contro Kulusevski, come non ho niente contro Dybala, come non ho avuto niente contro Ronaldo o Morata quando gli ho dato delle insufficienze. Semplicemente ragiono così, faccio le pagelle per divertirci tutti insieme, passarci un po' di tempo. Non posso dire che un giocatore gioca bene quando sta giocando male. Un'altra cosa che non ho mai detto è che mi sono esaltato per la vittoria ieri sera, anzi, all'interno del video stesso dicevo, va bene, abbiamo vinto questa partita, una partita anche se vogliamo inutile, ci vogliono più serate come questa, lo riprendiamo dopo, che è l'inizio del video di ieri sera, però dobbiamo dimostrare di poter vincere più di una partita di fila, perché quest'anno abbiamo visto che facciamo fatica. E dico testuali parole, non mi sono esaltato per la partita di ieri sera. Pure qualcuno ha voluto sottolineare che ieri sera fossi esaltato. Ma sono esaltato se vince la Juve, questo sempre, soprattutto se segniamo 3 gol. E si ricollega al fatto che ci vogliono più serate come questa. Ragazzi, se ci mettiamo anche a criticare la Juventus quando vince 3-0 in Champions League, diventa difficile, eh? Diventa molto complicato godersi il calcio come noi lo conosciamo. Io sono fatto così. Quando la mia squadra vince sono felice, quando la mia squadra perde ci metto un po' per ritornare felice. Ieri sera abbiamo vinto. Quando non vinciamo sono triste, quando vinciamo sono felice. Cioè, la semplicità. Penso che debba essere sempre così. Quando non vinciamo siamo tristi. Siamo felici almeno quando vinciamo. È inutile iniziare a dire, il Barcellona ce ne fa 5. O comunque siamo messi male. O comunque questo fa schifo. Cerchiamo di goderci le piccole cose, cerchiamo di essere felici delle piccole cose, se no, ragazzi, è un continuo essere tristi, essere frustrati, essere sotto pressione. Io l'affronto con molta più semplicità, probabilmente, il calcio rispetto a tante persone che mi seguono, ma ci sono anche tante persone che comunque hanno sempre sostenuto quello che facevo. Scusate per questa piccola digressione, però era importante perché ci sono stati tanti commenti ripetuti su questi punti chiave. E io cerco sempre di rispondere a quello che è il giudizio di una community molto attiva come questa. Siamo quasi, ragazzi, fa senso dirlo, ma siamo quasi 200.000 persone. È difficile far andare bene d'accordo i pensieri di 200.000 persone. Penso che sia impossibile. Non c'è riuscito Gesù, non ci può riuscire Luca Toselli. Passiamo alle pagelle vere e proprie. Scusate per questo tempo perso. Szczęsny si riconferma ancora una volta un grandissimo portiere. 7 in pagella secco. Dopo la buona prestazione col Benevento, dopo la super parata col Benevento, anche ieri sera ne ha tirate fuori 2 dal cilindro nei momenti più difficili della partita. E soprattutto quando ha sbagliato De Ligt. Unico errore della partita di De Ligt, proprio quell'occasione che si è creata con Szczęsny che ci mette il piede, non lo so, la.
La diagonale, non so neanche bene come l'abbia parata. Una grande parata da portiere di alto livello, ripeto ancora una volta, in Champions League. Dovrebbe essere sempre così. Se dobbiamo fare un errore, ed Elite è uno che combina pochi guai, uno che fa pochi errori durante la partita, allora che a quell'errore rimedi qualcun altro, possa rimediare Szczęsny, Bonucci o Demiral, che per loro ci faccio la firma. In questo momento firmo, se De Ligt fa un errore a partita e quell'errore non è decisivo perché il portiere si esalta, vinciamo tutto. Vinciamo tutto assolutamente, no, vinciamo tutto no, però inizia a essere un bel andare. E De Ligt c'è in mezzo, quindi quel piccolo errore poi una buona partita. Demiral e Bonucci, c'è da parlarci un po' di più. C'è stato un Demiral un pochino, se vogliamo, disastroso con i piedi sulle svirgolate, quindi gli do 6 meno per questa cosa qua. Una poteva costarci molto chiara e poi si ripercuote su Bonucci che deve fare quella mossa di wrestling in area di rigore. Ci è andata molto bene. Intendiamoci, ci è andata molto bene. Quindi 6 meno a Demiral e 6 a Bonucci, una partita direi onesta se non quel piccolo episodio che poteva essere calcio e rigore, poteva avere delle ripercussioni sul voto di Bonucci, non è andata così. Direi comunque la difesa abbastanza ok, con tre centrali di ruolo, anche se Demiral molte volte faceva il terzino di destra, perché è molto vero che difendiamo a 4, e proprio in questo caso Demiral doveva andare a fare il quarto di difesa con Alexandro che andava a fare l'altra parte. E questa è stata una piccola cosa che poi diremo quando parleremo di Pirlo, però va sottolineata anche questa qua. Alessandro molto bene, buon assist per Chiesa, direi 6 e mezzo, una buona partita da parte di Alessandro, tornato dall'infortunio, la seconda completa che disputa Ferencváros e Dinamo. Basta, direi che buono in fase offensiva, buono in fase difensiva, ancora sicuramente ha dei margini di miglioramento, ma direi una buona partita di Alessandro che finisce anche con la fascia al braccio. Bentancur e McKennie. Allora, Bentancur guadagna un cartellino giallo nei primissimi minuti, era il nono, decimo minuto di gioco, che sicuramente l'ha condizionato un po' per tutta la partita. È ancora molto indietro rispetto agli standard, rispetto al Bentancur dell'anno scorso. Spero che ci possa arrivare. Forse a due fa un pelo più fatica rispetto a tre. Mi auguro che possa tornare il Bentancur di una volta. E quindi Bentancur gli do 6, McKennie gli do 6 e mezzo, perché ha corso tantissimo, ha pressato tantissimo, è stato molto presente in fase di interdizione, in fase di recupero palloni, mi è piaciuto di più rispetto a Bentancur, molto più dinamico, ed è una bella scommessa che pian piano sta vincendo la Juve, sta vincendo Pirlo, non so chi abbia fatto effettivamente noi McKennie, ma direi che per un ragazzo che arriva con poche aspettative ci sono delle prestazioni buone da parte del giovane texano. Poi Chiesa, che in assoluto è il migliore in campo, migliore senza ombra di dubbio, 7 e mezzo, un gol, due assist, e se posso sottolineare anche molto umile. Ho sentito le interviste nel post partita con Costacurta Del Piero, lui era quasi estasiato da poter parlare con dei campioni del genere, c'era Capello che diceva i complimenti, lui non ci capiva più niente. Mi è piaciuto molto l'approccio di Chiesa, si vede che è proprio un ragazzo semplice che in questo momento è arrivato alla Juventus, forse non gli sembra neanche vero. Pirlo ha sottolineato che era da tempo che cercava questo gol che non arrivava, che tardava ad arrivare, quindi molto contento per lui. Ripeto, se in passato ho detto che aveva giocato male, perché probabilmente aveva giocato male, ieri sera senza ombra di dubbio il migliore in campo, l'unico che è riuscito a cambiare marcia effettivamente alla Juventus, tantissime azioni create proprio dal lato di Chiesa, che io ero convinto di averlo capito bene Chiesa, e vi spiego anche perché dico questa cosa. Quando arrivò disse che probabilmente il ruolo migliore di Chiesa non era tanto attaccante esterno, quanto più un semicentrocampista, comunque un quarto di difesa, un quarto di centrocampo, scusate, un quinto di centrocampo in questo caso, che diventa quarto con Demiral che va a coprire. Proprio perché non lo considero un attaccante, ma lo considero un giocatore con tantissima gamba e che ha bisogno di partire un po' più da lontano. Secondo me ha un po' pagato questa concorrenza con Cuadrado o questa contemporaneità con Cuadrado, perché entrambi fanno quel tipo di gioco, entrambi lo fanno a destra, entrambi sono destrorsi, quindi quando vanno al cross fanno meglio a farlo partire col destro. Ieri sera non c'è Cuadrado, Chiesa sforna la sua migliore prestazione in maglia Juve, al di là del gol, perché ha creato veramente tantissime volte la superiorità e tantissime volte delle occasioni. Quindi credo che non sia una casualità e mi auguro che Chiesa possa fare quello che ha fatto ieri sera a destra anche a sinistra. Sarebbe veramente una conferma di avere Cuadrado a destra e Chiesa a sinistra delle super fasce, dei super esterni pronti ad attaccare e creare superiorità numerica. Lo vedo un po' più complicato, però mi auguro che Chiesa possa continuare così, perché ieri sera ha fatto veramente una partita di grinta e di carattere.
Ramsey 5, credo che sia uno dei pochi insufficienti gravi, poi ce ne sarà un altro, lo vedremo dopo, ma ripeto, anche secondo me non per colpa sua, questo continuo farlo andare sull'esterno in fase di non possesso, lui è molto bravo con i piedi, molto bravo tecnicamente, molto bravo a costruire le azioni, è molto bravo anche palla al piede, però quando deve coprire e poi sull'esterno diventa un pelo più complicato, sono sincero, e quindi forse anche Pirlo che continua a schierarlo lì ha delle colpe su queste prestazioni non ottime da parte di Ramsey. Gli do 5, ma ripeto, non penso che sia completamente colpa sua, però Pirlo vuole fare questo shift col trequartista che va a occupare l'esterno. Quindi Ramsey, se vuole giocare quest'anno, dovrà giocare lì. Con la Samp aveva fatto molto bene, tra l'altro, lo stesso tipo di ruolo. Quindi ci sono delle partite in cui magari gli riesce meglio, delle partite come ieri sera, come con il Benevento, in cui non gli riesce per nulla bene. Quindi 5. Morata e Ronaldo. Allora, Ronaldo gli do 7,50 come voto, non tanto per la prestazione ma per onorare i 750 gol in carriera. Io non voglio neanche starci tanto su Cristiano perché non ha fatto una partita indimenticabile, ha fatto gol, tra l'altro anche qua grazie a Chiesa, è stata una buona prestazione da parte della Juventus in generale, nella quale ha trovato anche il gol Cristiano. Vi faccio i complimenti perché 750 gol in 18 anni di carriera sono qualcosa come 40 gol all'anno, una roba del genere. La facciamo in diretta. 750 diviso 18, 41 gol e 6 periodico all'anno. Quindi direi abbastanza forte. Limitiamoci ad analizzare i numeri. Alvaro non mi era piaciuto tantissimo l'inizio, poi solita partita di sacrificio corsa. Sottolineiamo che questo è in assoluto il miglior Morata nella storia della Juventus a realizzazioni in Champions League, perché il primo anno, quello che ci aveva trascinato a Berlino, aveva segnato 5 gol in 12 partite. In questo momento è 6 gol in 5 partite, capocannoniere della Champions League. Questo dovrebbe bastare a farvi capire che Ronaldo Morata deve essere per forza di cose la coppia titolare della Juventus di quest'anno. Aspettando Dybala, che si spera possa recuperare, però se recupera deve scalzare uno di questi due, o Ramsey, ma poi c'è lo stesso problema di Ramsey, cioè che quando vai a fare la fase difensiva, la fase di non possesso palla, Dybala dovrebbe allargarsi, ed è lo stesso identico problema di Ramsey, diciamoci la verità. Quindi mi aspetto di vedere Ronaldo e Morata ancora per tanto tempo, tranne Morata ovviamente nelle prossime due di campionato nel quale è squalificato e dove dovrà emergere un po' Paolo Dybala, incrociamo le dita affinché possa accadere. Poi passiamo un po' ai subentrati, perché c'è da parlare di Arthur e di Danilo che secondo me hanno fatto un buon ingresso, sei in pagella, calmi, freddi, tranquilli, soliti, ecco i soliti. Bernardeschi è entrato molto bene secondo me, ha avuto un appiglio giusto per un giocatore che deve entrare, ha fatto molto bene tra l'altro l'esterno di sinistra nel 4-4-2 dove Ramsey faceva un po' fatica a scalare, ma per forza di cose Bernardeschi più esterno e con questo 4-4-2 siamo anche apparsi un po' più solidi a livello difensivo, normale perché avevi dei giocatori che sapevano come si doveva difendere. E Dragusin, che ha fatto l'esordio in Champions, congratulazioni a Pirlo per aver avuto il sangue freddo di buttare nella mischia un giocatore così giovane all'esordio in Champions League con la maglia della Juve, che sicuramente non è una roba da poco. Quindi Bernardeschi 6 e anche Dragusin 6, anche se ovviamente non aveva tutto questo coraggio, non possiamo pretendere che andasse a fare gol. Aggirava la palla con tranquillità, ripeto, 20 minuti in Champions League con la maglia della Juve. È un 2002, dovrebbe essere un 2002, è tanta roba. Io alla sua età giocavo col Game Boy Color probabilmente, quindi complimenti, complimenti a lui, no? Game Boy Color era un po' più indietro. Sto facendo un po' di confusione con gli anni, mentre si invecchia si fa così. Kulusevski male, non mi è piaciuto, no. C'è qualcosa che non va ancora in Kulusevski, non so se è fiducia, non so se è stato fisico, forse anche lo stato fisico, perché comunque essere sempre solo un subentrante fai fatica poi a guadagnarti lo stato fisico o anche la fiducia in te stesso, quindi mi auguro di vederlo titolare. Con il Toro, mi immagino Dybala in attacco con Ronaldo e Kulusevski trequartista, quindi 5 purtroppo a Kulusevski, che dovrà dimostrarci di essere qualcosa in più, perché era partito bene, poi si è un po' perso se vogliamo. Ottimo lavoro da parte di Pirlo invece, che sicuramente non ha fatto la formazione delle meraviglie, il suo classico 3-4-1-2, quindi sappiamo che siamo orientati verso questa cosa qua, però poi ha la bravura di correggere anche in corso d'opera quando vede che la Juve inizia un po' a ballare e quindi togli appunto Ramsey, mette Bernardeschi, gli dai un po' più di solidità, lì non c'è più stata partita per la Lokomotiv.
che in realtà è la Dinamo, continuo a confondere, infatti ogni tanto butto l'occhio. La Lokomotiv l'anno scorso aveva fatto doppietta di Ballerò anche allo stadio. È inutile continuare a confondersi. Porca vacca, quanta professionalità in questo video. Però è stato bravo appunto a fare questa modifica, è stato bravo a far esordire anche un giovane, è stato bravo secondo me anche a preservare Dybala, è stato bravo a sottolineare che Dybala non ha giocato perché erano già messi d'accordo, erano già d'accordo su questa cosa, non si voleva rischiare, sarebbe entrato soltanto in caso di necessità estrema. Ha fatto un discorso interessante legato al trequartista e legato all'esterno che va a spingere, confermandoci di voler insistere con questo 3-4-1-2, quindi è inutile che continuiamo a sognarci il 4-3-3 tutti avanti, perché in questo momento Pirlo ha questa idea in testa, vuole andare avanti con questo, l'ha ribadito ancora una volta, e ora che ha dei difensori centrali, oddio, adesso vediamo, perché come sta Demiral, come sta Bonucci, che sono usciti entrambi, non dovrebbe esserci nulla di grave, aspettiamo informazioni, ma adesso che ci sono almeno due centrali, più Danilo, quindi sono tre. Aspettiamoci di continuare su questa falsa riga e a me va bene, a patto che arrivino anche i risultati, perché Pirlo deve essere coraggioso qua, deve essere coraggioso a capire che magari o la sua filosofia accetta di rimodellarla o va avanti con la sua filosofia, ma ci porta i risultati. Quindi buono Pirlo, 6 e mezzo, continuiamo così. Scusate se questo video è andato un po' per le lunghe, sì, abbastanza per le lunghe, però c'è stata quell'introduzione in cui volevo dire un paio di cose. Spero che l'abbiate presa bene, spero che anche le pagelle che ho fatto siano di vostro gradimento. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti.